Lucca Effetto Cinema Notte torna e raddoppia. Dopo il successo crescente delle ultime edizioni, da quest'anno la manifestazione collaterale del Lucca Film Festival sbarca anche a Viareggio, rafforzando il legame con Europa Cinema. Lo scorso anno la manifestazione riscosse un successo da 30.000 persone, trasformando il capoluogo in un enorme set cinematografico. Per la prima volta sbarcherà a Viareggio sabato 2 aprile. Tra Piazza Mazzini e Caffè Fappani, sulla passeggiata Viareggina, quattro compagnie teatrali proporranno al pubblico una libera interpretazione di grandi film del passato e dei cartoni animati più amati. È stato scelto questo luogo, Piazza Mazzini, questo locale storico, per una festa che vedrà in piazza quattro compagnie di teatro che ripercorreranno quattro grandi film della storia del cinema. E sono invitati tutti i cittadini che devono partecipare, se vorranno, anche vestiti o travestiti, ispirandosi a personaggi del cinema. A Lucca, per la quarta edizione, andrà in scena sabato 9 aprile e, come di consueto, vedrà i principali locali del centro storico interpretare altrettanti film. Sarà Giorgio Romero, in città per il Film Festival, il protagonista d'eccezione della festa. Il progetto Lucca Effetto Cinema Notte è promosso dalla Fondazione Banca del Monte e si inserisce fra gli eventi della doppia manifestazione organizzata e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio, in programma dal 3 al 9 aprile. Ci piace continuare a lavorare per unire Viareggio e Lucca. Come avevamo promesso, Europa Cinema e Lucca Film Festival continuano a crescere insieme. Sempre più festival a Viareggio, con importanti novità che riguardano entrambe le città: il concorso di lungometraggi in anteprima italiana, 12 film in anteprima italiana, metà li presentiamo a Viareggio e metà li presentiamo a Lucca e poi li replichiamo, in ottica di equilibrio come quantità e come qualità dei contenuti che offriamo. Tantissimi ospiti internazionali, come avete già visto: Giorgio Romero, il padre degli zombie, William Friedkin, il regista dell'Esorcista, Marco Bellocchio, il maestro dei pugni in tasca, e tanti altri che verranno fuori.